che premiamo? Diamo il premio SPQR per le sue battaglie nel campo del sociale a fianco dei cittadini romani. Questa sera il premio è di Mario Corsi. Io ti sento dai tempi di McCann, ti ricordi la pista? Quindi stiamo parlando di 25 anni fa, 25. Quasi 25-30 anni fa. No, 25, no, 30. Però c'è qualcuno che parlerà per noi? Michele Basi? Ah, ma non per me. Sì, può, non lo sfumare però. Io devo ringraziare Mario perché. Che qualcuno ne possa pensare, in realtà ormai noi siamo conosciuti su una battaglia per la Roma. Mentre guardavamo i nostri figli, che erano bambini all'epoca, che giocavano a pallone. E i bambini che giocano a pallone è la cosa peggiore che ci possa essere, perché d'inverno col freddo sotto la pioggia, loro si divertono e tu stai lì sotto la pioggia e ti prendi. E allora di che cosa potevi parlare con un altro genitore di Roma? Ed era il momento in cui c'era Sky, guidata da Tullio Camiglieri, che non voleva accettare che la Roma fosse paragonata a una grande società. Per cui c'era Milan, Inter, Juventus, poi 24 gradini e poi c'era Roma insieme alla Lazio in basso in basso. Insieme a Napoli addirittura un'altra squadra improbabile. E inizia una grande battaglia per fare in modo che la Roma fosse messa allo stesso livello degli altri. Questa cosa non era solamente formale, era anche sostanziale, perché innanzitutto passione, cuore, amore, però c'erano anche i soldi della televisione che consentivano di comprare i campioni. In questa battaglia io trovai accanto una persona, che era appunto Mario Corsi. Posso dire una cosa, con le crociate che nessuno sa, io fino a quel giorno non sapevo che c'erano radio che la mattina parlavano di Roma. Io per me la mattina era un altro mondo. E scoprì questa cosa incredibile e lì cominciò questa battaglia, la vincemmo, battemmo Tullio Camiglieri, che adesso sta a Frigoria, questa è un'altra storia, e che non solo perché era laziale, ma perché con grande arroganza mi disse una volta, come dire, ma tu che vuoi fare? Dico, io voglio che venga riconosciuto da Roma, ma adesso io ti faccio vedere quello che possiamo fare. E insieme intasammo il fax del direttore generale Sky, Bruno, che diede fuori di testa, insomma alla fine non ve la faccio lunga perché poi sono andato in Europa, la comunità europea, lo so, questo è un po', così dice Roma, un po' non dico io, cioè quando mi fanno crescimento poi per difendere la Roma, andare in televisione contro Mentana, perché poi per non farmi mancare niente, insieme a Sky la battaglia anche con Mediaset, perché anche Mediaset c'era la stessa cosa. Alla fine solamente io e lui, da soli, questa battaglia la vincevo. L'amministratore delegato di Sky, quando firmò il nuovo contratto con la Roma, a Rosella Sensi e a Franco Baldini, spero che se lo ricordi ancora, perché se lo sia ascoltato, disse una cosa, cioè io firmo questo contratto, ma fatemi una cortesia, non fatemi sentire più il nome di Michele Baldi. Perché alla fine eravamo riusciti ad arrivare a un punto tale per cui facevamo danni. E c'era Camiglieri che fu licenziato da Sky dopo aver fatto questa brutta figura. Poi l'ha ripreso di Benedetto, ma questa ripeto è tutta un'altra storia. E da lì sono cominciate una serie di battaglie forti, importanti, che io rivendico con orgoglio, di cui ringrazio Mario. Perché poi alla fine Mario, io lo so che è un personaggio discusso, pieno di pregi, pieno di tanti difetti. Però, poi di quasi niente. Però io sono una cosa, che se qui si è fatta una battaglia sulla pedofilia per la prima volta e si è avuto il coraggio di dire certe cose, è stata la sua radio. Se qui si è potuta fare una battaglia contro l'usura, è stata la sua radio. Non parlo di cose della Roma, oggi non viene premiato per il discorso Roma Calcio, ci sono state altre situazioni, e viene premiato per il discorso del sociale. Se in questa radio, 10 giorni fa, per la prima volta in Italia, con l'Italia, con tutta la stampa nazionale e internazionale, si è potuto mandare in onda l'audio dell'incontro segreto tra Ali Ashka e il fratello di Emanuela Orlandi, un'altra vergogna di questa città, su cui nessuno vuole veramente raccontare la verità, sono 25 minuti che nessuno ha mai riportato, è stato fatto sulla radio di Mario.
Se qualcuno ha voluto parlare di logge massoniche, se ha voluto parlare di battaglie all'interno dell'amministrazione comunale per i più deboli, beh, io questo l'ho fatto insieme a Mario Rossi. Io di questo lo ringrazio, per cui io ho parlato per tutti e due, e quindi lui... Vabbè, posso finire, dai. Praticamente cosa fa? Lui lo commenta e io per le denunce. Tutte le denunce che hanno. Italia, SS, Onlus, sempre per quanto riguarda il sociale. Io da presidente di un'associazione Onlus, tifoso romanista, ho voluto regalare questa targa a Mario, con stima, punto di riferimento per tutti i tifosi romanisti, grande uomo nel sociale, penso che... Grazie Mirko. Grazie.